Venerdì 22 febbraio 2019, 5 minuti dopo le 8 del mattino. Buona mattinata da parte di Bruno e Federico Vespa. Benvenuti all'interno di uno Stop News Raccontami. Buongiorno Valentina, buongiorno Andy, buongiorno Ricky che è su a Milano. Buongiorno soprattutto a tutti voi che siete all'ascolto. Buongiorno a Massimo Galanto che curerà l'intera parte social. Allora, un argomento molto 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 delicato in primo piano. È quello della pedofilia. Buongiorno a tutti. Pedofilia. Allora, per la prima volta nella storia della Chiesa, il Papa ha chiamato a raccolta i capi di tutte le conferenze episcopali, cioè i capi di tutti i vescovi dei diversi paesi del mondo, per affrontare questo drammatico problema della pedofilia dei sacerdoti e, per dare l'esempio, ha ridotto allo stato laicale, cioè non è più prete un prelato, appunto, che è stato un importante cardinale, è stato il cardinale di Washington, quindi da cardinale a zero. Allora, io la domanda che vorremmo fare, che è molto delicata, quindi potete anche non rivelare il vostro nome, insomma, è se avete, se tra voi c'è qualcuno che abbia subito abusi, se c'è qualcuno che abbia avuto notizie di abusi da parte di sacerdoti, ma anche di persone, perché la maggior parte degli abusi purtroppo avviene all'interno delle famiglie, e se se l'è tenuto per sé per tanto tempo, se l'ha rivelato, insomma, diteci il vostro pensiero su questo tema e soprattutto se il Papa fa bene ad andare verso la tolleranza zero. Sì, molto delicato quello che vi stiamo chiedendo, una vostra esperienza personale indiretta, anche sia nelle vostre famiglie sia anche nelle chiese che frequentate, insomma, da parte di sacerdoti, di prelati e quant'altro. Io faccio un po' di fatica, nel senso che è un argomento pesantissimo e mi pare ovvia la risposta, sì, tolleranza zero. Anche per rispetto nei confronti della grandissima maggioranza di sacerdoti che hanno delle persone, esatto, serie, che credono davvero. 02 25 15 15 349 349 1025. Loredana Bertè, cosa ti aspetti da me su RTL 1025? Tema pedofilia in primo piano, insomma, l'offensiva del Papa, tolleranza zero, lo avete, è sulle prime pagine di molti giornali. Noi vi stiamo chiedendo le vostre esperienze dirette o indirette sul tema allo 02 25 15 15. Già che ci sono, c'è stato di recente il Festival di Sanremo, c'era una bella canzone, bellissima canzone di Pier Davide Carone, di Airjack Caramelle, che trattava proprio questo tema, non è stata ammessa al festival, per dirne una. Ma vabbè, allora, mi pare ovvio che la tolleranza zero sia e questa giusta, viene fuori da tutti i messaggi. C'è un ascoltatore che dice: giusto quello che sta facendo il Papa. Personalmente, lui dice, io sono favorevole al protestantesimo, dove i sacerdoti si sposano, hanno una vita familiare e sessuale, eccetera, e poi dice tolleranza zero per difendere l'innocenza dei bambini. Ma sai, anch'io. Ma perché secondo te il fatto che i sacerdoti non si possano sposare o non possano avere un'attività sessuale influisce sulla pedofilia o meno? Non lo so. Può non essere determinante. È chiaro che questo succede, per esempio, nei college, poi stiamo parlando di omosessualità e anche di violenze, nei college inglesi, cioè in tutte le comunità maschili, ci sono degli abusi regolarmente. Ma tu saresti favorevole al fatto che un prete possa avere un'attività sessuale con una donna, che possa sposarsi, non è che poi il prete possa avere un amante, insomma, no. Se sposa c'è anche un'attività sessuale, tu saresti favorevole all'interno del matrimonio? Io soprattutto per il livello più basso, diciamo gerarchicamente, del sacerdozio, un pensiero ce lo farei, anche se la Chiesa anche è molto io. Lontana da questo, naturalmente. Anche io. Naturalmente non mi immagino un vescovo sposato, un cardinale sposato, meno che mai il Papa sposato, insomma, perché loro hanno, voglio dire, ogni religione ha le sue regole. Quindi però il sacerdote normale sì e gli altri no, dici tu? Scusami? Il sacerdote normale, cioè il sacerdote ordinario. Beh, insomma, sì. potrebbe. Beh, infatti il Papa poi ha dato delle dispense a dei preti che si sono sposati, insomma. Dottor Vespa, perché secondo lei i papi precedenti, io non ho capito il perché, però è interessante la domanda, non hanno fatto nulla o spesso hanno omesso e protetto alcuni preti pedofili? Ma per la verità questo non è vero, ce ne siamo occupati ieri sera Porta a Porta. Cominciò già nell'ultimo periodo del pontificato Giovanni Paolo II e la prima vera scossa la dette Benedetto XVI. Poi
All'inizio Francesco era perplesso, perché ci sono anche dei contraccolpi molto forti, e poi però ha preso la via maestra e quindi con estrema durezza sta intervenendo. Il caso più clamoroso appunto è quello della riduzione allo stato laicale dell'ex cardinale arcivescovo di Washington. Allora, sto leggendo, purtroppo nel nostro piccolo paese è successo, diversi anni fa un sacerdote conduceva i bambini nella sala parrocchiale e faceva fare loro ginnastica chiedendogli di togliersi i vestiti. C'era anche mio nipote. Nella sfortuna di aver incontrato questo, non li ha toccati materialmente, perché dopo un po' si allontanava. E quindi anche qui dice tolleranza, tolleranza zero. Ma ieri noi abbiamo avuto il presidente di un'associazione che combatte appunto la pedofilia, che ha detto a suo tempo lui di essere insieme con i compagni di campeggio, essere stato così molestato da un di essere stato costretto insomma a fare gli atti sessuali in maniera anche all'inizio erano 11 anni eccetera, parzialmente inconsapevole. Io poi non capirò mai perché la Chiesa è così bigotta, io non capisco perché non ci sia la possibilità di avere una vita sessuale con la propria moglie, ovviamente di sacerdote, vabbè, sono cose mie. E Lorella, buona mattinata da Biella. Buongiorno. Allora, mi chiedete voi o vi devo spiegare? No, prego, spieghi lei, se ha avuto un'esperienza. Allora, io sono la mamma, una mamma, che ci ha messo 10 anni a fare condannare un pedofilo. Lui era un istruttore di equitazione, un'amica di famiglia. I miei figli avevano 6 e 9 anni, il primo è stato sotto le sue grinfie per 10 anni, perché io non me ne sono accorta. Io dico che i genitori devono fare un'attenzione estrema, perché può essere il parroco, può essere l'istruttore, e sono persone insospettabili. 10 anni? Qual è stato l'iter? Come mai così tanto? L'iter è perché, allora, questo personaggio era un ragazzo che era un disabile, perché aveva avuto un incidente stradale. Per cui noi a livello di famiglia lo aiutavamo, perché sì, insomma, e lui era anche un istruttore di equitazione, per cui eravamo veramente a stretto contatto, cioè lui aveva i miei figli 24 ore su 24 per le mani, perché io, per me era un quasi terzo figlio, capito? Poi c'è il mio figlio grande, ho capito, a scuola aveva dei disagi. Ma mi scusi, la condanna in primo grado dopo quanto tempo è avvenuta? 5 anni. Vedi, però. Dunque, lei, il mi problema è che si è soli. Voi dovete pensare che si è soli, ha capito? Senti, io, signora, lei come se ne è accorta a un certo punto? È stata una serie di fattori. Mio figlio grande purtroppo poi aveva iniziato a usare stupefacenti, perché non ti capivi perché, ma il problema è che lui, questo personaggio, veniva al set con noi. Poi a un certo punto questo personaggio ha avuto molto risarcimento economico, e la mia fortuna è di non aver mai accettato nulla da lui, perché dovete sapere che chi denuncia prima viene indagato sotto tutti gli aspetti. Voi dovete sapere che la gente non vuole sentire, e mi spiace, dico delle cose molto scomode, molto scomode, ma io devo dirlo. Cioè, adesso forse ci saranno dei centri d'ascolto. Io quando ho denunciato, e mio figlio è andato dai carabinieri, poi dicevo, ma possibile, non sei una... non potete aiutarci, nessuno. Scusi, signora, glielo chiedo francamente, non è che siccome suo figlio faceva uso di certe sostanze i carabinieri hanno preso, diciamo, alla leggera la sua denuncia, così insomma? No, guardi che i carabinieri hanno fatto tutto, eh. I carabinieri sono stati veramente, sono stati vicinissimi a noi, anche perché loro l'hanno scoperto. Non c'era un problema di dubbi e denunce, capito? Cioè, loro è stato denunciato, mio figlio piccolo poi ha denunciato anche lui, perché io ne avevo 2. Certo. No, e poi ne sono andati altri 6 a denunciare in caserma. Sì, però non era un problema, ragazzi, di accidenti. 5 anni. Io no, però, anche ragazzi, ieri la persona che è venuta, io ho messo 10 anni. Questa è la vera follia. Il primo grado 5 anni, mi conferma? Sembrano 5 anni, poi è andato in appello, e in questo periodo io andavo dal sindaco, dal maresciallo, portavano le scuole a fare le linee guidate in questo maneggio.
Quando io sono arrivata in Cassazione e sono ritornata dal sindaco, io dico, e le ho detto che io lo ritenevo responsabile, lui mi ha detto, ma se lo condannavo anche prima della Cassazione, dico, non volevo un caso posso caso chiederle nel salutarla a quanto è ammontata la condanna? 4 anni e 6 mesi in detenzione domiciliare. Io dicembre ho dovuto fare un'istanza io al tribunale di sorveglianza, perché lui in detenzione voleva fare lezioni ancora teoriche di cavallo, aveva dei gruppi di WhatsApp, aveva fatto profili Facebook a mio nome falsi. No, signora, tutto molto chiaro e drammatico, la ringrazio di drammatico cuore per averci raccontato tutto questo che grazie signora. La questione è che ragazzi, dei bambini abusati possano poi entrare nel mondo della droga, sarà un caso, ma ieri sera proprio il presidente di questa associazione, che è stato abusato per alcuni anni da questo prete insieme con altri compagni di campeggio, anche lui poi è passato per il mondo della droga. Dovremmo cambiare argomento adesso, sai perché? Te lo dico io perché. Perché due denunce di due ragazzi di 6 e 9 anni, due bambini, più altre che si sono accodate dopo. Ora, mi spiegate tecnicamente, io sono laureato in legge, però certamente non mi ci trovo coi conti. A parte i 5 anni per una sentenza di pericolo, ma 4 anni e 2 mesi. Vabbè, Federico, adesso non ci mettiamo a guardare le pene tabellari. Possiamo fare le pene tanto al chilo, insomma. No, tanto al chilo. La cosa più grave è che questo è domiciliare, potesse continuare oltretutto a avere rapporti. Ma non deve andare a domiciliare così. Appunto, avesse dei rapporti con le persone che, uscito dai domiciliari, teoricamente potevano essere di nuovo delle sue vittime, appunto. Questo è molto antipatico, insomma. Volevi leggere un messaggio? No, dei messaggi, perché c'è un ampio numero di spettatori che sarebbero favorevoli al fatto che i preti possano sposarsi. Questo sono parecchi messaggi in questo. Senti, ti chiede il nostro amico se sei favorevole, ma questo per la pedofilia in generale, non solo per i preti, alla castrazione chimica. No, perché non si può rispondere con la violenza alla violenza, se non in casi, voglio dire, intanto volontaria, deve essere volontaria, ma in casi di serialità. Nel senso, ci sono molte persone che accettano questa. Cioè, queste persone sanno. Allora, intanto la violenza è seriale. Purtroppo. Lasciamo stare i bambini. In genere, i violentatori, quando escono, tornano a violentare. Sì, questo sì. Quindi non vengono curati, evidentemente. Sì, insomma. E allora capita che loro stessi possano chiedere di essere messi nelle condizioni di non nuocere, insomma. Però casi assolutamente estremi, insomma. Non puoi dire, il nome del popolo italiano condanna Mario Rossi alla castrazione, insomma, questo non mi suona, non mi suona. I casi capisco estremi sono la serialità, pubblica, la continuatività. Beh, insomma, capisco che quando ci sono dei casi di bambini violentati, ammazzati, eccetera, la gente li farebbe a pezzi. Farebbe a pezzi queste persone, insomma. Però poi, insomma, noi siamo un paese civile, appunto, perché sappiamo fermarci anche quando il nostro istinto andrebbe molto oltre. Ilario da Pordenone, buona mattinata, Ilario. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io sono favorevole a che i preti si possano unire in matrimonio, anche perché ultimamente seguo anche delle messe con dei diaconi che praticamente sostituiscono in tutto e per tutto il prete. Sì, sì. A parte la consacrazione che non la possono fare, però leggono il Vangelo e lo commentano, fanno la loro predica, quindi non vedo perché devo andare a messa e essere servito da un diacono che ha la sua famiglia e tutto, e non posso magari dare la possibilità a qualcuno, a un prete, di poter sposarsi e di fare le stesse cose che fa un diacono facendo anche la consacrazione. Quindi non cambierebbe nulla da un punto di vista pratico da quello come adesso tuttora avviene in tante parrocchie piccole di provincia, perché io parlo di una piccola parrocchia di provincia dove il prete ci è stato tolto, e quindi abbiamo un personaggio che ha famiglia e magari in alcuni casi è un passato neanche tanto, diciamo, fedele, e così niente, basta. Io sono d'accordissimo perché i preti si possono sposare, sono d'accordo con te, ma Federico. Ma perché infatti siamo così indietro? Io questa cosa non riesco a capirla, cioè adesso siamo adesso non possiamo rifare, sono 2000 anni l'insediamento di Cristo è stato in una certa direzione. Ora, fare una rivoluzione di questo genere è una rivoluzione molto grossa, insomma. Io non so se un giorno ci si arriverà, però insomma è un
è un problema grosso che è stato affrontato più volte dalla Chiesa, finora risolto in maniera negativa. È possibile che un giorno, anch'io non mi meraviglierei, sto vedendo intanto che i messaggi a favore della castrazione chimica non si moltiplicano, insomma, quindi... Vabbè, ditecelo anche se siete... Allora, eccomi qua, allora, io buongiorno, ho 38 anni, sono piena di rabbia, da 6 a 12 anni sono stata molestata e abusata dal marito di mia zia. Nessuno mi ha creduto perché lui, da sempre un uomo di tutto rispetto, casa, chiesa, lavoro, famiglia, eccetera, mi hanno sempre detto che era una bugiarda. E questo è un caso, questa è la pena vera. Esatto. E questa è la pena vera. Passi per, cioè, non essere creduti. Non essere creduti. Questo è un caso classico, l'amico di famiglia. Proprio l'amico di famiglia, il marito di mia zia, persona per no, me. No, è anche vero, diciamo la verità, che molte cose, molti casi sono stati inventati, poi le persone non è sono vero, uscite. Infatti, pulite, cioè, infatti le indagini, e ci sono state anche delle vittime, un caso classico, moglie e marito litigano in maniera drammatica e la moglie accusa il marito di aver violentato la figlia. E ci sono stati dei casi di persone che sono andate in prigione e poi sono state riconosciute innocenti. Sì. Quindi bisogna, perciò capisco anche la prudenza della magistratura, la prudenza degli investigatori a credere immediatamente ad una denuncia. Bisogna fare le indagini complicate, bisogna avere ragionalmente la certezza. Traffico, informazioni sulla viabilità. Il nostro News racconta il mio argomento delicatissimo, pedofilia in primo piano sulla... notizia della tolleranza zero di Papa Francesco. Vi stiamo chiedendo le vostre esperienze dirette, indirette, ma anche la vostra semplice opinione sull'argomento. Dottor Vespa, per quale motivo, e questa anche è una domanda piuttosto interessante, le pene in Italia, come anche nella telefonata precedente, sono così leggere rispetto a paesi come gli Stati Uniti, dove sono previsti decenni di carcere? E questo io sinceramente me lo domando, cioè nel senso, ora noi non possiamo buttare il codice penale, rifarlo da zero e dire bisogna, però oggettivamente ognuno la condanna ha ognuno ha la sua civiltà. Federico, gli Stati Uniti hanno delle cose positive. No, io non amo il sistema americano, però insomma, appunto, quindi, insomma. Dunque nostro una ascoltatrice dice, guardate che il problema non è soltanto quello appunto di permettere ai preti di sposarsi, perché i pedofili giustamente esistono in ogni figura umana, preti, certo, padri, vicini di casa, certo, zii, amici, istruttori, certo. E invece una signora, una ragazza, non so, dice state attenti, anche le signore e le suore molestano, ve lo assicuro, Francesca. E su questo io non ho dubbi. Discorso solo in maggioranza è maschile, è inutile che ci prendiamo per il culo, però succede anche in casi femminili. Allora, c'è un messaggio vocale di Matteo, ascoltiamolo. Durante alcune riunioni per lavoro a Roma mi sono ritrovato a cenare con un sacerdote della diocesi di Ravenna, anche lui si trovava lì per gli stessi motivi. E anni dopo, mentre stavo pranzando una domenica mattina, il TG5 ha annunciato che era stato arrestato e che aveva effettuato violenze su 4 ragazzini della sua parrocchia. La cosa mi ha abbastanza scioccato. Penso che quanto sta facendo Papa Francesco sia corretto e giusto. Sì, però lo diciamo come se fosse una notizia, cioè nel senso, Papa Francesco dice tolleranza zero, come se gli altri non se ne fossero mai occupati. In realtà no, non è c'è così. Stata un'escalation. E questo è il punto. Allora, io capisco anche, non voglio colpevolizzare tutti, capisco anche i primi tempi. Si è ritenuto certe volte, per esempio, di trasferire queste persone, di toglierle dalla loro parrocchia. In qualche caso questi hanno ricominciato nella nuova parrocchia. Insomma, si è tentato di salvare l'immagine della Chiesa. Poi però i casi, soprattutto i casi sono sempre stati, le denunce si sono moltiplicate e allora alla fine bisognava intervenire. C'è una signora di 45 anni che dai 10 ai 14 anni ha subito violenze dal nonno e la storia è finita solo perché il nonno è morto per un infarto fulminante. E lei si è sentita sempre in colpa, anche perché non ha mai detto niente e, viva la franchezza, trovava anche un piccolo piacere in queste cose. Quindi voglio dire, questa bambina era in qualche modo, poi è arrivata fino a 14 anni, quindi è diventata una donna in qualche modo, era alla fine consenziente. Dice, questo mi ha fatto sentire molto sporca. Soltanto a 20 anni ho avuto il coraggio di parlarne con mio padre,
e me ne sono anche pentita, perché mia madre era la figlia di questo lei insomma chiama in maniera molto dura questo nonno, e quando l'è venuta a sapere insomma le abbiamo dato un dispiacere incontenibile, quindi la tragedia nella tragedia insomma. Allora andiamo a Reggio Calabria dove c'è Maria. Buona mattinata Maria. Buona mattinata a voi. Salve. Bene, io racconto la mia storia perché penso potrà essere utile. A 11 anni, ed è la prima volta che ne parlo e ho quasi 60 anni, a 11 anni ho subito violenze da un classico vecchietto amico di famiglia, molto stimato dai miei genitori. E chiaramente non ho avuto proprio il coraggio di parlarne perché pensavo sarei stata messa colpevole, no? Dichiarata colpevole. Comunque poi alla fine me ne sono liberata e è andata così. Però questo mi ha aiutato nella vita, perché a 40 anni mio figlio frequentava il catechismo e io seguivo un po' le lezioni, e un giorno ho visto degli atteggiamenti molto amorevoli, confidenziali, che mi hanno un po' risvegliato quei ricordi che il parroco faceva con mio figlio e con altri bambini. Siediti sulle mie gambe, sei triste, vedi, ti consolo io, un po' come quel vecchietto allora aveva adescato me. Beh, questo mi è servito, questa maggiore sensibilità, e mi ha aiutato a superare il dolore di quando ero bambina. Però ho detto, non lo posso denunciare perché sono in un paesino di montagna, qui le istituzioni sono la Chiesa in assoluto e avrei avuto tutto il paese contro. Ho preso un'iniziativa. Alla fine di una lezione di catechismo mi sono avvicinata al parroco e ho detto, devi lasciare in pace questi bambini, la devi smettere. Insomma, alla fine, dopo un paio di mesi, l'hanno trasferito. Dopo due mesi. Brava signore. Però io non ho visto via d'uscita, perché ho detto, se vado a denunciarlo non risolvo niente, perché qui le processioni, insomma, verte tutto intorno alla chiesa. Però questi bambini, devo fare qualcosa. Certo, sicuramente l'avranno trasferito in un'altra diocesi, però più di questo non ho potuto fare. Allora. E grazie poi per aver scelto di parlarne stamattina. Sì, capisco questo, quale peso lei si sia tenuta per... No, perché poi infatti questa è un'altra categoria di persone, cioè quelle che si tengono il peso dentro, non se lo... Non, ma non... sai, nessuno si diverte, Federico, poi a tirare fuori queste cose. No, però, no, sono d'accordo. No, per l'amor di Dio, no, ma io... Piglia lì quella signora che ha dovuto denunciare in qualche modo ai genitori il nonno, cioè il padre della madre. Pensa che tragedia. Il nonno è morto di infarto, grazie a Dio, visto quello che stava combinando, ma... era sempre il padre della madre, quindi sì, lei se ne è pentita insomma. Sì, sì. E quest'altra, avevo 8 anni e mio padre da tempo si trastullava con me, nei weekend non lavorava, e noi bimbi, 5 figli, di cui io unica femmina, appena svegli si andava tutti nel lettone e papà ci raccontava le favole. Poi i miei fratelli se ne andavano e io rimanevo con lui e lui mi toccava. Capisci che insomma diventa molto molto pensante. E questo aveva rimosso tutto, fino alla canzone dei gemelli diversi, Mary. È stato un flash. Beh, non riesco a... Una canzone sentirla. Bellissima, una canzone stupenda. Mio padre ha 81 anni, non si è mai parlato di questo. Beh, all'Aquila ci fu un grande caso, no? Il delitto di Balsorano, no? Non so se lo ricordi, sì, sì, sì. In cui probabilmente un padre, per difendere il proprio figlio, che forse era il colpevole di quel delitto, finì per passare morendo, poi tra l'altro per un mostro che magari non era, per difendere il figlio, no? Voglio dire, io me lo ricordo, l'ho ritrovato adesso, insomma, era un caso degli anni 90. Vabbè ragazzi, è difficile. Francesco, dai, da Firenze, buona mattinata. Poi continuo con quella signora, sì, di prima, certo. Prego, prego Francesco. Io volevo dire, non voglio insegnare al dottor Vespa, che è un'autorità in materia, basterebbe, per quanto riguarda il matrimonio e anche il divorzio, copiare gli ortodossi che permettono il matrimonio per i preti, però a patto che rinuncino a fare una carriera ecclesiastica. Il prete che si sposa non diventerà mai vescovo oppure patriarca, e anche per il divorzio è previsto una specie di processo, ecco, è previsto che il coniuge, diciamo, incolpevole può risposarsi. Ho il caso di una mia amica devota cattolica,
non può sposarsi perché il suo compagno, dopo 3 mesi di matrimonio, insomma, ha trovato la moglie con un altro. E che colpa c'ha? La Chiesa ortodossa in questo caso viene incontro, ecco, a chi si è trovato, come si dice in Toscana, nel mezzo, il colpevole. Poi, premesso questo, volevo, se sentito dire tanto male di tanti preti, io sono cresciuto in parrocchia, fino a 18 anni, campi scuola, dopo cresme, ho avuto un parroco che, nonostante fosse nato negli anni 20, è stato anche compagno seminario di Don Milani, che insomma un prete molto moderno, aveva un approccio alla sessualità, cioè modernissimo, ecco, non è mai successo niente, posso dire altro che bene. Per esempio, avevamo 15-16 anni, avevamo i nostri primi filarini, le prime nostre cotte, non erano di questi preti ottuso, i buffate peccato, vergognatevi, è una cosa cattiva, Dio vi guarda. Se vi volete bene, ci diceva, sesso, amore, un dono di Dio, fatelo con coscienza. Se vi volete bene, ci diceva, fatelo con la testa. Una cosa, non è che dico, anche in questi atteggiamenti, se la Chiesa si desse anche uno svecchiamento, uso una parola, tante cose, magari anche tante, diciamo, tra virgolette, uso un termine, deviazioni, non solo nella Chiesa, si potrebbero evitare. Un prete. Certo. Sì, sì, ma questo io volevo solo dire, ho avuto un'esperienza, e se detto tanto male del clero, io ho avuto questo parroco, purtroppo non c'è più da tanti anni, per me è stato anche un maestro di vita, un padre spirituale, si chiamava Don Francesco, che praticamente era un prete, anche se era di un'altra generazione, dovrebbe essere portato ad esempio. No, guardi, ma i sacerdoti che devono essere portati ad esempio ce ne sono a migliaia. Quindi, come al solito, fa cronaca la cosa brutta, non fa cronaca la cosa bella. Volevo completare il messaggio della signora di prima, che dice: ho 55 anni e ne parlo per la prima volta, quella molestata dal padre, che poi ha continuato anche quando lei aveva 14 anni. Dice: io con i miei primi segni di pubertà mi vergognavo. Mi salvai da solo, credo che mia madre abbia sempre saputo. Pensate voi quali tragedie ci possano essere nelle famiglie. Magari la madre che sa, che non interviene per non distruggere la famiglia, e la figlia che è bravissima, si è salvata da sola, senza potersi confidare con nessuno. È sì, terribile. Sì, perché poi la cosa peggiore, io penso poi, ecco, questa, per quante poi storie possano essere anche inventate, tanta gente possa poi essere uscita pulita da certe accuse infamanti, ma il non essere ascoltati è proprio pesante. Cioè, nel senso, all'interno di una stessa famiglia, se un figlio denuncia, spesso c'è una figlia, un figlio, spesso c'è la mamma che sa, ma per quiete familiare non aiuta, non asseconda, non denuncia, non crede alla versione del figlio, e quindi porta avanti, cioè è complice di fatto, la mamma che sa tutto e resta zitta, no? C'è un pezzo della canzone di cui parlavamo prima, dei gemelli diversi, la mamma che sa tutto resta zitta, ora il suo volto porta i segni di una nuova sconfitta. Cioè, il genitore che acconsente, questo secondo me è grave, non dico tanto quanto compie l'atto, però insomma. Ci viene anche segnalata una canzone di Carmen Consoli, sì, lo zio, che appunto dice in tono, io non la conosco, ma in tono. Allora. In tono con questa. Con il tema di questa trasmissione. Va bene, diteci la vostra allo 02 25 15 15 349 349 1025. Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme. Allora, ultimi 9 minuti più o meno da passare insieme sul tema. Uno di Rosanna da Milano e l'altro invece di Angela Bergamo. Rosa Maria, dice: sono stata violentata da mio padre per 2 anni, tra gli 11 e i 13 anni. Poi l'ho denunciato per difendere mia mamma dalle botte, alla fine sono andata io via e poi lui è rientrato dopo 2 anni in casa. Angela: sono stata molestata a 4 anni dal cugino di mio padre. Ne ho parlato da adulta a mamma, che ha ignorato e negato la cosa. Ho confessato la cosa a 2 uomini che frequentavo, hanno provato imbarazzo e si sono allontanati. Lei dice: nonostante tutto, la nostra società preferisce chiudere gli occhi, e io porto dentro la cosa e provo rabbia per quello. Parlare di questa cosa è importantissimo, è veramente incredibile, guarda. Cioè, noi diciamo giustamente di denunciare, ma poi le persone che denunciano ne pagano le conseguenze. Quelli confronti della società?
nei confronti anche della madre, dei genitori, dei cose, perché ragazzi, non ci credono, ma perché lo dici, ma è scomoda, la verità è veramente molto scomoda. È vero. Andiamo da Marco. Buona mattinata, Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego. Allora, la mia esperienza è molto lontana nel tempo, che si è svolta in un oratorio dell'Inter milanese, dove c'era una persona che era un bidello e siccome aveva qualche problema, un po' di ritardo mentale leggero, frequentava anche l'oratorio, per cui si occupava delle aule del catechismo, di seguire tutto questo via vai di persone. E io ero bambino, avrò avuto 8-9 anni, e questa persona spesso si legava a dei bambini, uno in particolare magari che stava spesso con lui, poi dopo un po' cambiava bambino. E a un certo punto anch'io sono entrato nel suo entourage, perché era una persona molto affabile, molto gentile, e ti portava in giro, magari un oratore diceva vieni che andiamo a un'altra scuola che devo fare una cosa così. Ecco, a un certo punto ha cominciato che mi portava in un'aula vuota al pomeriggio e mi faceva sedere sulle sue ginocchia e stavamo lì un po', io ero bambino, e poi nei ricordi ricordavo che sotto di me sentivo qualcosa di duro, per cui non ho avuto un abuso diretto, tra virgolette, ma comunque una cosa del genere. Quanto tempo è andata avanti questa porcheria? Ma penso un mese, due, non lo so, adesso non ricordo. So che io ho cancellato poi dalla mente questi ricordi, poi la cosa è morta lì, io non ci ho neanche fatto caso, perché poi quei tempi, parliamo di più di 50 anni fa, le conoscenze sessuali di un bambino di 8-9 anni erano veramente limitate, non è come adesso. Ma sei riuscito poi a denunciare la cosa? No, ecco, dopo, e qui parliamo dopo 20 anni almeno, è successo che io, lavorando in un posto, avevo dei ragazzi, tra cui i figli del titolare, che erano del mio paese, per cui parlando così di quando eravamo bambini, uno di loro ha raccontato questa storia, cioè gli erano capitate le stesse cose che erano successe a me. E lì con la stessa persona? Sì, con la stessa persona, e lì si è risvegliato il ricordo. E allora ho capito, in quel momento lì ho collegato quello che mi era successo con quello che è successo. E a quel punto lì hai denunciato? A quel punto lì lui mi ha detto che il padre aveva detto al prete di allora questa cosa qua, perché lui invece aveva detto, e il parroco non ha fatto niente, nel senso che ha ascoltato la cosa, ha detto adesso vediamo. Ma poi, appunto, negli anni questa persona... Posso chiederti, siccome è una cosa che mi sta molto, cioè, molto, molto importante questa, come mai, cosa ti ha bloccato nel non denunciare subito? Perché non avevo capito cosa succedeva. L'hai elaborato dopo, insomma. L'ho elaborato dopo 20 anni. Cioè, perché io a quel tempo non capivo questa cosa qua, non avevo proprio idea che esistesse una cosa così, che fosse una cosa sbagliata. E dopo anni ci sono state sanzioni per questo? Dopodiché, quando io sono venuto a sapere questa cosa, siccome poi mio figlio frequentava l'oratorio, sono andato dal prete e gli ho detto quello che era successo. Certo. E siccome questa persona era ancora presente in oratorio, erano cambiati due o tre preti da allora, e ho avvisato di questa cosa qua. Che nel frattempo però questa persona che aveva fatto queste cose aveva iniziato, diciamo, una relazione con una donna, una relazione molto platonica agli occhi di tutti, e io gli ho detto al prete di dare un'occhiata a questa persona qua, perché... E lo ha fatto? Lo ha fatto, ha tenuto d'occhio e mi diceva che non succedeva niente, e dopo qualche mese questa persona è morta di tumore, tra l'altro. Guarda, nel ringraziarti per questa testimonianza, io vorrei anche non prendermela, però insomma
Mi piacerebbe che tra colleghi, quindi in questo caso tra preti, ci fosse, non solo, cioè non deve essere, a parte il Papa, ma ci dovrebbe essere maggior ascolto da parte di quella grandissima maggioranza, perché poi va ricordato che sono la grandissima maggioranza di sacerdoti per ben, di sacerdoti che sanno fare il loro lavoro, che si sporcano le mani, che aiutano chi sta male, a denunciare anche loro, ad ascoltare chi denuncia e non a coprire. Lina da Benevento, ultima telefonata per oggi. Ciao Lina. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, io ho chiamato perché sono un avvocato. Sì. E mi sono occupata qualche anno fa di un caso di pedofilia, uh-huh, di un prete che oltretutto non era già più prete, perché veniva dalla Sicilia, dove era stato un prete oltretutto locale del posto, però veniva dalla Sicilia dove era stato già accusato di pedofilia, trasferito a Roma dove c'erano stati altri casi di pedofilia e ridotto allo stato laicale, mm-hmm, trasferito al suo paesino di origine. Ma lei lo ha assistito questo? Quindi, no, io non ho assistito il prete, mm-hmm, per mia fortuna ho assistito la il vittima, bambino, mm-hmm, la vittima che ha subito violenza e che la cui famiglia ha avuto il coraggio di aprire questo filone, perché dopo questo lei immagina un paesino di circa mille anime, aperto il filone questo bambino, e praticamente a seguito di questo poi sono venute fuori altre storie con altri bambini. Quindi le dicevo, un paesino di mille anime, quando si coinvolgono 10-15 bambini, significa aver coinvolto un decimo della popolazione, certo. Sì, no, ma l'intera generazione, no, certo, diciamo, certo, come si è evoluta la fase processuale? Siete arrivati a una condanna? La parte processuale è seguita molto bene. Per quanto riguarda la procura, quindi le indagini, il processo fatto a Bari, tribunale di Bari, con una condanna, per quello che oggi diciamo prevede il codice, una condanna molto dura, perché ha avuto 8 anni, poi in appello ridotta, ma di pochissimo. Quindi poi c'è stato l'altro processo dell'altro filone che ha seguito un altro collega della provincia di Foggia, condannato anche qui, e attualmente ancora si trova in carcere e credo ci resti ancora per un po' di anni. Mm-hmm. La cosa che ci ha colpito un po' tutti è stata quella che questo signore, già ridotto allo stato laicale, lo si permetteva nel paesino di continuare a frequentare la parrocchia. Ecco, è proprio, guardi, purtroppo abbiamo ancora 30 secondi e basta, però proprio questa è la cosa grave, cioè nel senso, nel salutarla. Una volta arrivata una condanna pesante e soprattutto definitiva dopo 3 gradi di giudizio, adesso basta di esercitare le funzioni che non si ha più il diritto di esercitare. Ecco, questa è la cosa veramente grave. Però almeno, insomma, un processo, una dura condanna ci sono state. Grazie Andy, grazie Valentina, grazie a Massimo Galanto per la parte social. Grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto. Ci sentiamo venerdì prossimo. Arrivare a Nato Zero, i migliori anni della nostra vita. Avete ascoltato Non Stop News Raccontami con Bruno e Federico Vespa. Appuntamento a venerdì prossimo.